Buongiorno. Allora, iniziamo con un vlog. Allora, sinceramente, sto facendo dei vlog sparsi, cioè ogni giorno registro qualche pezzettino di quello che faccio e quello che ovviamente, tra virgolette, succede. Per cui trovate praticamente il video un po' con le clip diverse, una diversa dall'altra. Io che ho la maglietta diversa, ho il trucco, no, cioè, che non è quello. E, per cui, siccome ho così tante idee che non so come organizzarmi a mettere i vlog, per cui sto cercando di fare i vlog tipo quelli tipo a giorni. Ogni giorno registro una clip più o meno. Comunque, iniziamo questo vlog. Questo è un vlog speciale, un po' diverso, perché adesso vi spiego in breve. Come leggete dal titolo, il mio coniglietto ha fatto gli anni. Siccome mi sono dimenticata di fargli tra virgolette, il compleanno e ovviamente fargli tipo una festa, eccetera, come faccio sempre col mio cane, non mi è, cioè proprio non mi, me, mi sono scordata, no? E allora, che faceva gli anni, lui ha fatto gli anni il 21 di aprile, ormai è passata più di una settimana, mi sembra, perché questo video mi sembra che voi lo vedete a maggio, credo di sì, lo vedete a maggio, non lo so. Comunque, siccome volevo dedicare questo video a lui, no, allora adesso andiamo e giochiamo un po' con lui, facciamo qualcosina, così ve lo faccio vedere meglio. Allora, il mio coniglio si chiama Fiocco, per chi non lo sa, per chi mi segue da poco. È ormai 7 anni che è con me, infatti sono già 7 anni, se non sbaglio ho 7 anni, mi sembra, sì. Se sbaglio che forse ne ha 8, proprio, vabbè. Ok, allora, ho sbagliato. Sono andata a controllare perché non mi ricordavo, cioè mi ricordavo il giorno e il mese, ma non mi ricordavo l'anno esatto, più o meno. Comunque lui ha 6 anni, lui ha fatto 6 anni il 21 di aprile, per cui già iniziamo bene. Comunque niente, adesso giochiamo un po' con lui, stiamo un po' con lui. Invece per chi ovviamente vuole sapere, cioè, vuole sapere, tanto alla fine farò anche i compleanni, una sorpresina praticamente agli altri 3 coniglietti, che praticamente loro sono nati, una che è la femmina il 7 maggio e gli altri 2 piccolini il 6 maggio, per cui praticamente sono lì vicini. Comunque, seguitemi su Instagram, mi fa male il braccio, seguitemi su Instagram così almeno lo sapete, cioè sapete tutto. Molto prima di YouTube, per cui festeggerò anche praticamente il loro compleanno il 6 maggio, che praticamente voi a quest'ora non so, vabbè, no, in teoria dovete stare a casa, non dovete uscire. Comunque, noi festeggiamo perché a me piace festeggiare i compleanni, specialmente se sono anche, adesso appoggio qua perché sennò. Allora, io ho sempre festeggiato il compleanno sia del mio cane che dei miei conigli quando erano un po' più piccolini, in senso che stavo con loro, giocavo con loro, eccetera. Così. Non li ho mai fatto perché esiste anche una torta per i cani. Per i conigli non credo, ma per i cani sì. Di più preferisco festeggiare col mio cane, perché più gli anni passano, più poi dopo loro non ci saranno più. Dato che io sono una che
ama gli animali, li tratto come dei bambini, giustamente mi piace anche festeggiare il loro compleanno. E ovviamente chi ha gli animali mi può capire. Per cui niente, siccome parlo troppo, andiamo, ve lo faccio vedere per chi non l'ha visto. Se il tempo ce lo permette, perché è un po' nuvoloso, stiamo con lui se vuole giocare, vuole stare insieme, eccetera. Va bene, ok, ci vediamo. Ci vediamo. Dove ci vediamo? Oh mamma, cioè, non lo so. Vabbè, niente. La quarantena fa male a tutti, forse anche un po' a me. Per cui andiamo da lui, che è meglio. Così ve lo faccio vedere. Ciao. Non ti ho mai preso in braccio, piccolino. Poi scappa sempre, scappa. Scappa sempre. Non è abituato a stare in braccio. Vero? Vero, Pupino? Non sei abituato a stare in braccio. Guardalo, dove vai? Dove mamma, mamma, bimba, vieni. Ciao. Dove vai? Dove vai? Dove scappi? Perché ti metti lì? Fiocco, 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 vieni qua, vieni fuori da lì. Bravo, aiuto. Bravo, bimbidio, vieni qui. A tutti i costi devi. No! Devi per forza entrare. Ma guarda te questo. Gli do il.
piccolino. Ciupone. Bello ciupettone. Bello ciupettino. Guarda, girati. No, vieni qua. Gioco. Guarda. Dove vai? Vieni qua. Ciccetto. Dove vai? Ciuchetto? Ah, infatti sembrava strano che volevi entrare. Vero Cicino? No, vieni qua. E se ne va. Eh sì, vabbè. Si è arrabbiato. Si deve mangiare la pappa. Vero che devi mangiare la pappita? Bamboline. Il mio bimbo. Bimbo, dove vai? Non c'è niente da giocare. Devo comprarti i giochi. Fiocco. Fiocco.